amore mio cuore, e ricerca del nostro amore, di questo rapporto speciale che dura solo da 2 anni. È stato amore a prima vista. Nei suoi 3 mesi abbiamo fatto cose che altri non hanno fatto nell'intera vita. Ce lo dicevamo spesso di essere stati fortunati a incontrarci, di averci dato ciascuno molto all'altro. Ed un uomo sempre presente, sempre al mio fianco. Un papà innamorato fermamente delle sue principesse e della sua regina. Un papà che, nonostante la stanchezza, dopo una giornata di lavoro, giocava con loro. Nel lavoro tu eri il mio punto di riferimento, il mio consigliere, quello che mi sfidava e mi faceva comprendere gli errori. Temevo il tuo sguardo come preparato un caffè, sperando di essere stata all'altezza delle tue aspettative. E un po' alla volta sono riuscita a farmi dire bravo, sì. E detto da te, è stata una conquista incredibile. Poi c'era la nostra vita privata, quella fatta di piccoli gesti quotidiani, l'abbraccio finale, la sera, il tuo messaggio per darmi il buongiorno, le tue dediche che a volte mi invidiavano, le parole che capivamo solo noi, la sensazione di essere insieme, una forza capace di resistere a tutto, o quasi. Avevamo 1000 progetti, 1000 sogni, 1000 desideri, ma siamo riusciti a realizzarne solo una piccola parte. L'altra parte è stata strappata via brutalmente, senza motivo. Ora devi permettermi di non lasciarmi mai più e di guidarmi ad educare le nostre bambine come volevi tu, con sani valori e principi. Dovrei stare a fianco quando cadrò e dovrei alzarmi sempre. Sono così orgogliosa di te, di quello che mi hai lasciato, di quello che hai lasciato ad ognuno di noi. Un nostro grande amico diceva: dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Ed ora mi rendo il mio vola, vola più in alto che può. Ti amo e sempre ti amerò. Da presto, vita mia, e ricorda di sorridere sempre, come hai sempre fatto.